sto rientrando da Alcatraz, San Francisco, California. Adesso vi faccio vedere cosa bisogna fare per andarla a vedere, a partire dal biglietto, che è una delle cose più importanti. Tour completo e buona visione. Per visitare Alcatraz basta venire al Pier 33 sulla baia di San Francisco, venire qui a acquistare il biglietto. Mi raccomando, acquistatelo qui perché costa $45, se lo comprate online costa $53, quindi qua risparmiate $8. Questi sono gli orari delle partenze. Qui non si può mangiare, non si può fumare, non si può fare niente, come in prigione. C'è un sacco di gente, speriamo di non cascare in acqua. Vi assicuro che fa freddissimo, c'è un vento ghiacciato che ti taglia proprio la faccia. Questo è il molo, praticamente è stato costruito nel 1854 e poi è stato modificato tantissime volte. Prima aveva tutta una linea preparata per poter mettere i cannoni, ma poi sono diventati obsoleti e non li hanno più messi. E praticamente ha i muri che sono larghi 3,5 metri ognuno. È esattamente a prova di bomba. Questo era il Building 64, è stato terminato dai detenuti con i lavori forzati. All'inizio era un circolo per ufficiali, ma poi è stato ristrutturato e trasformato in abitazioni per gli ufficiali e i carcerieri e le loro famiglie, in maniera tale che potessero stare sempre sull'isola. All'interno c'era un ufficio postale ed anche un magazzino come spazio per poter acquistare dei viveri. Di queste 6 torri ne rimane solo una che è stata restaurata, la torre di sorveglianza. Se vi dico la verità, mi scocciavo a farla a piedi, ho detto che mi faceva male la gamba, e c'è la signora che mi porta su col carrellino insieme ai vecchietti. Questo fungeva da centrale elettrica dove c'erano tutti i componenti elettronici. Questa è la casa del direttore. 17 stanze con una vista bellissima, proprio sul Golden Gate e sulle luci di San Francisco. È stata costruita negli anni 20, il primo direttore a abitarci è stato Johnston, poi invece è stata demolita nel 1970 da un incendio. Da quel giorno è sempre rimasta sola. All'inizio era curata da una guardia e da un detenuto di fiducia che faceva sia da giardiniere che da uomo delle pulizie. Attualmente si riempie con un tappeto rosso di valeriana all'arrivo di ogni primavera, mentre fuori dalle mura fioriscono i roseti che si vedono benissimo. Questo è il faro di Alcatraz. Nel corso degli anni ha avuto tanti cambiamenti, è passato dal petrolio al cherosene, dal cherosene all'elettricità. Alto 28 metri, era molto importante perché ti permetteva di avere una visuale e soprattutto serviva per tutte le navi che potevano entrare nel porto di San Francisco. L'amministrazione. Beh, qui siamo entrati proprio nell'amministrazione, dove possiamo vedere i vari spazi. Queste si commentano da sole, queste immagini. Questa era una sala dove potevano esserci degli incontri. Naturalmente solo tra guardie, i detenuti non avevano diritto a nessun incontro. Questo abbiamo un modello di una guardia, lo stile che doveva avere. Era anche in doppio petto comunque. Sinceramente erano abbastanza nervosi come guardie, perché lì era molto duro lavorarci. Questo è l'ufficio dove sono raffigurati tutti i direttori. Questo è quello che è durato di meno, l'ultimo. Invece questi altri hanno avuto tutti quanti una media che va dai 12 ai 6 anni. L'ultimo è durato 2 anni perché poi è stata chiusa. Johnston è stato il primo, comunque, dei mega direttori di questa struttura. Questa è la sala dove venivano... rispondevano alle telefonate, vabbè.
ufficio, diciamo, dove venivano registrati tutti i detenuti, anche le comunicazioni con il porto, che erano importantissime. Guardate la tecnologia che avevano già a quei tempi, comunque, eh? Stiamo parlando degli anni 70, quindi non siamo molto in là con gli anni, però sono solo 50 anni fa. Avevano le radio, insomma, avevano un po' di tutto, insomma, era una buona struttura, abbastanza moderna per l'epoca, diciamo. Per il resto, come vedete, sono un sacco di sbarre, 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 e ovunque ci sono le sbarre. Qui siamo invece entrati nelle celle. In questa zona, diciamo che la cosa si fa un po' più seria, ecco. Come vedete, adesso dovremmo andare a incrociare qualche cella di qualche super detenuto. Erano tutte di 3 piani e c'erano, penso, tantissime celle. Erano almeno 600 detenuti, quindi fa conto 300 celle. 100 celle, ragazzi, 100 celle. Sì, le mie riprese non sono il massimo, come ben sapete, dai. Però c'è un bel batter. Questa era senza letto, si vede che li mettevano in punizione qua. No, qui l'avevano tolto perché era stata nel 1960, era stata bloccata e presa in possesso dagli indiani, che si lamentavano del trattamento delle loro terre, quindi qualcosa è stata modificata, ecco, hanno tolto qualcosa più che altro. Comunque delle stanzette così ci abitavano, vedi, lavandino, water, tavolino. C'era molta umidità, come avete visto anche nel film. Naturalmente all'epoca le condizioni dei detenuti non andavano tenute in considerazione, ecco. Ed ora andiamo a vedere dove ci sono i super detenuti, quelli più importanti. Basta, già si vede, vedi, intorno al buco. Questa è una di quelle stanze dove c'era uno dei 3 detenuti che sono evasi. Queste l'hanno lasciate come stavano. Guarda, questa è la testa di pezza, di carta pesta che hanno fatto. Tutto uguale hanno lasciato. Quello è il buco vero e proprio, eh? Io penso che l'hanno usato per girare anche il film, perché permettevano queste cose. Questo è il corridoio da dove sono scappati, da dietro le fogne. Cioè da dietro le fogne, da dietro i muri delle celle, l'intercapedine, diciamo, tra i muri. Qua hanno lasciato tutto come stava. Sono riusciti comunque a scappare, hanno fatto proprio una fuga da Alcatraz, diciamo. Questo era il detenuto 1. E questo era il primo complice, dovrebbe essere il fratello. Nella parte bassa hanno messo una plastica, quindi insomma l'immagine non è il massimo. Guardate qui, sono riusciti a passare, erano talmente magri che sono riusciti a passare all'interno di quel buco, che vi assicuro che non è più di 50 centimetri per 30 centimetri. Quindi erano proprio denutriti a dei livelli mostruosi, a parte che insomma venivano anche usati per fare i lavori forzati. Guardate che roba, impressionante. C'è da dire che non era una prigione facile, infatti poi è stata chiusa anche per le torture che venivano fatte. E qui abbiamo i tre fuggitivi, che si dice che siano fuggiti, ma poi loro, per coprirsi la faccia, hanno detto che sono morti. Clarence Anglini, uno dei 3. Questo è l'altro fratello, John Anglini, e l'ultimo, Frank Lee Morris. Questi 3 dicono che non siano riusciti ad arrivare a destinazione, giustamente si dovevano anche un attimo tutelare e coprire dalla figuraccia che hanno fatto. Poi uno solo è quello che hanno bloccato. La situazione comunque non è delle migliori, come si vede, eh? Però alla fine sono riusciti a scappare, questa è la verità, ragazzi. Guardate che buchetto che c'è là, Madonna.
Sì, dai, avevo preparato tutto per far raccontarvi la parte storica e via dicendo, ma sinceramente, ragazzi, dai, andiamoci a guardare qua le cose come stanno. Qua dentro ci stava un macello totale. Cioè, guardate, quanto sarà grande? Sarà 2 metri, 3 metri per 1,5 metri. Tra 3 metri quadri, 4 metri quadri ogni cella, c'erano 600 detenuti. Madonna, che manicomio che doveva essere quando parlavano tutti insieme questi. Immaginate se avevate un problema di condominio, che cosa poteva succedere qua dentro. Quindi, ora stiamo andando, vediamo dove stiamo andando, perché c'è una doppia voce. Qua dovrebbe essere la zona delle docce. No, ancora una scalinata, questa la usavano solamente le guardie comunque, eh. I detenuti per scendere dovevano saltare, a quanto ho capito. No, sto scherzando, questa veniva usata per scendere, non c'era nessuna cosa. Questa è una cella aperta, ho deciso di entrare e farmi un piccolo video. Vediamo com'è venuto. Guardate, guardate l'umidità. Mi sono seduto anche sul cesso, vi dico la verità. Erano quei modelli piccolini, quei modelli di water bassi, come quando andavo a scuola io, andavo all'asilo. Mi sono anche seduto sopra. Lo so. Potevo risparmiarmelo, però, come vedete. In prigione sono finito. Comunque, questo invece è l'altro lato. Il tavolino era comodo comunque, vi dico la verità, non era male. Poi proseguiamo la visita con... dovrebbe esserci il reparto psichiatrico da qualche parte. Vediamo che cos'era. Di qua non mi ricordo dove sto andando, ragazzi. Ah, ecco, c'è una scritta. Ah, questo è dove venivano messi praticamente quelli più cattivi, diciamo. Era una zona di isolamento, ecco, questa è la zona dell'isolamento, che vi dico la verità, da quello che ho visto c'aveva anche delle belle finestre, quindi come isolamento non era malvagio. Veniva usata come zona dell'isolamento oppure appena erano arrivati, ma non mi è stato molto chiaro questo passaggio. I blocchi erano il blocco B e il blocco C, e nel blocco C, ragazzi, udite, questa è la cella dove stava Al Capone, l'unica con la cella aperta, però non ci ha potuto far salire la guardia, ha detto che non si poteva entrare, era abbastanza incazzato, vi dico la verità. Dopo ve lo faccio vedere anche un altro che era pure incazzato. Questa comunque è la cella di Al Capone, quindi se volete alcaponizzarvi, questa è la sua cella. Questo è il famoso blocco B che abbiamo visto prima, dove c'erano i 3 mattacchioni che hanno provato a scappare. E qua adesso stiamo andando a vedere questa finestrella, che era l'unica che si poteva guardare fuori. Guardate, c'era la vista e le ricordava a questi che c'era libertà, però non ci potevano arrivare. La vista era molto bella da questa finestrella, peccato che non la guardava nessuno. Pieno di gente, come vedete. C'è una rapida carrellata delle celle, così. Vediamo, ancora celle. Lo so, ragazzi, sono tante celle, però era bellino vederlo velocemente. Questa invece è la zona della mensa. Qua venivano a mangiare, venivano a turni comunque. Quindi ora vediamo, si dovrebbe vedere anche qualche pezzo ancora della cucina, dove cucinavano la famosa poltiglia. Guardate. Vediamo, mette il telefono dentro, oppla, se mi cascava il telefono ero rovinato. Guardate, c'è ancora un po' di frutta e verdura, penso che siano finte perché sennò tutti questi anni non si mantenevano. E questi sono i pentoloni, guardate che pentoloni, immaginate a cucinare per 600 persone, che schifo che dovevano cucinare, peggio degli indiani che ci sputano dentro a mangiare. Quindi questa era la cucina. Poi da questa parte invece si va al reparto docce, qua diciamo andiamo nella zona più pulita della prigione, anche se come vedete le ragnatele non sono poche. Where are you from? From Texas, but you're pull up on I think you're Germany. Ecco qua, abbiamo le docce.
si venivano a fare il bagnetto tutti i detenuti insieme, e attenzione perché se vi cade la saponetta siete rovinati. Qua invece c'era il reparto dove venivano consegnati gli indumenti, gli asciugamani. Infatti guardate, ci sono tutte quante le divise ancora piegate, quelle azzurre. Non so se erano lenzuola, secondo me queste erano le divise dei detenuti. Infatti si vedono, sono tutte uguali a righine. Poi ci sono le coperte, comunque. E si dovrebbe vedere bene anche, vediamo se riusciamo a inquadrarlo, ecco sì, le cose. E guardate le scarpe, gli davano anche le scarpe. Non ho capito perché avevano i lacci, alcuni avevano i lacci, alcuni no. Oh, dipende, quelli che hanno usato i lacci per impiccarsi forse, non lo so. Comunque le ragnatele la fanno da padrone, non sono male però. E sembravano anche di pelle le scarpe comunque. Poi venivano forniti anche altri accessori, guardate. C'erano le spazzole per lucidarsi le scarpe, c'erano la schiuma da barba, il pennello, non so le lamette come potevano fare, però c'era anche la lametta. Non ho capito come facevano questi qua, però la lametta non mi sembra una cosa molto sicura da dare a un detenuto. Però a quei tempi penso che pensavano poco al suicidio quando erano in carcere, anche perché forse avevano la speranza di uscire. Le coperte erano sporche allora e sporche sono rimaste pure adesso, quindi vediamole un attimo. E questo è il reparto dove ti danno le cuffiette per sentire con gli audio, per le spiegazioni. Ma io vi dico la verità, era gratuito, ma non le ho prese perché non la sopportavo per niente quella voce robotica, meglio la mia voce schifosa. Quindi questo fa parte della cosa. Questa è l'uscita, guardate che bellino. Questa è la parte esterna del penitenziario praticamente, ragazzi. Abbiamo un cantante. Questi sono dei contenitori dell'acqua potabile, mi raccomando, quindi se vi volete fare un bel bicchiere. Questo, per chi non lo sapeva, che si chiamava Alcatraz. Ci hanno messo anche il caminetto. Come vedete, insomma, questa era la prigione più sicura del mondo. Ma io penso che ancora oggi potrebbe essere la prigione più sicura del mondo, vi dico la verità, perché a dire il vero, farsi quel tratto di mare con l'acqua congelata è tosto da fare, eh? Molto tosto. Questa è un'altra delle torrette, la torretta che abbiamo visto all'inizio, però è inquadrata dal di dietro. Quindi il circolo degli ufficiali, questa è la sala dove si andavano a divertire, è stata la seconda costruita, non la prima. La prima che avete visto era fatiscente. Questa è un'altra casa del capitano. Questa è un'altra parte distrutta che non ho capito che cos'è, comunque. Però c'aveva una bella vista, vi dico la verità, come vedete la vista non era per niente male. E questa è ancora lei. Diciamo che potevo anche tagliarlo il video, invece che ho fatto, ve l'ho zoomato. Ora è diventata la casa degli uccelli, ragazzi, uccelli di rovo, non so se avete presente. Quindi il video è abbastanza serio, come vedete, eh? Per una volta che faccio un video serio, insomma, devo sempre dire qualche cazzata. Vabbè, scusate se è poco. Questo non lo so che cos'è, non mi sono neanche avvicinato perché era chiuso. Praticamente abbiamo visto l'altro lato con la scritta Alcatraz. Avevano un bel da dire questi, eh. Poverini, stavano così in pace. E qui, ragazzi, giungiamo all'uscita. Questo era sempre lo shop elettrico che abbiamo visto prima, da un'altra inquadratura, una bella inquadratura, bella importante, diciamo. E poi ci dirigiamo qui, che è la parte praticamente dell'entrata, però vista al contrario, dove potevo anche andare un po' più veloce, lo so, scusate. C'è lo stop per quelli che escono, ma anche per quelli che entrano. Praticamente, guardate, questa è
fa parte della prima cerchia di Muna, qua venivano posizionati i cannoni, con il carrellino lo spostavano avanti e il cannone andava giusto nel buco, ma non so come faceva a pigliare la mira, però va bene, si vede che gli piaceva lo stesso. Questo è l'altro lato. Bang. Qua c'è un camioncino adesso che dovrebbe inquadrarsi, se non mi sbaglio. Niente. Ancora il cannone, raga, non vi sballate troppo questo cannone. La vista, come vedete, è sempre di primo ordine. Non ci possiamo lamentare. Eccolo qua, ed ecco il camioncino. Guardate quanto è bello il camioncino, bello tenuto benissimo. E la cosa tenuta meglio in questo Alcatraz, vi dico la verità. Le gomme sono un po' lisce, però vabbè, ci stanno. È veramente bello, tenuto una meraviglia, ragazzi. Quindi questa è la prigione verso l'uscita, il giardino, perché dovete sapere che c'era anche una parte di giardino che era curato da tutti i detenuti. Naturalmente la muffa e l'umidità qui la fanno da padrona alla grande, alla grandissima proprio. Meno male che stanno ancora in piedi, diciamo. E qui c'è l'ufficio informazioni. Tutte le informazioni che avete bisogno chiedete a lui, sa tutto. We need good people like you coming to keep us in high. Ragazzi, con questo abbiamo finito questo tour di Alcatraz, spero che vi è piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un follow alla pagina, condividete il canale, fate come vi pare. Grazie e ci vediamo alla prossima da Siva Show nel mondo. Ciao!